scambi in rialzo per le principali borse europee, ma non per il listino milanese che mostra gli indici in rosso. Si muove in territorio positivo Campari, mostrando un incremento dell'1,85%. Le peggiori performance si registrano su BPER, che ottiene meno 4,18%. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1231,6 dollari l'oncia. Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, dell'ISM non manifatturiero e del PMI servizi. È previsto domani dalla Germania l'annuncio degli ordini dell'industria. Attesa una partenza stabile per la borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P meno 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.993,5 punti.